Sono Andrea Targiacomo dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologia del CNR in Roma. Ci troviamo presso la facility di micro e nanofabbricazione dell'infrastruttura di ricerca nanomicrofab del CNR. Per la realizzazione del nanolibro ci avvaliamo di substrati di questo tipo, sono delle fette di silicio, quindi materiale di colore scuro, cristallino, opportunamente lucidato. A partire da questi materiali in genere vengono realizzati microchip di utilizzo in vari campi, tra cui quello della microelettronica. Nel nostro caso incideremo porzioni microscopiche di questo materiale con una serie di nanofori per riprodurre l'informazione contenuta nella pubblicazione che ha avuto seguito all'evento della Spazio Orbis del 27 marzo 2020. Per realizzare la litografia ad altissima risoluzione, il wafer di silicio deve essere ricoperto da un sottile strato di un materiale polimerico ad alta risoluzione. Al termine di questo processo, il wafer di silicio risulterà ricoperto di un sottile strato di materiale polimerico che deve subire un trattamento termico per ottenere poi la altissima risoluzione nei successivi processi di fabbricazione. Abbiamo inserito il wafer di silicio con al di sopra il polimero elettrosensibile all'interno di questa apparecchiatura che è utilizzata per la nanofabbricazione. È un'apparecchiatura estremamente sofisticata, capace di produrre strutture sulla superficie dei materiali con dimensioni dell'ordine nanometrica. La realizzazione del nanolibro e delle strutture nanometriche passa per una fase di progettazione al calcolatore del disegno da incidere poi sulla superficie di silicio. Questo permette, tramite processi di nanofabbricazione, di andare a realizzare i nanofori che sono necessari per la codifica del contenuto della pubblicazione sul nanolibro. Al termine di una lunga serie di processi di fabbricazione, il passo finale per la realizzazione del nanolibro consiste nella ricopertura della superficie con un film sottilissimo di oro attraverso sistemi di evaporazione di metalli. Per un controllo del risultato ottenuto si utilizza la microscopia elettronica per la visualizzazione delle strutture nanometriche presenti sul campione. Questo è il risultato finale della fabbricazione del nanolibro. Superficie strutturata nanometricamente e coating mediante un film di oro.